Il Picasso del calcio, l'erede di Maradona, dicevano. Certo, come no. Il fatto è che l'argentino Claudio Daniel Borghi, all'epoca del Milan stellare degli anni Ottanta, aveva addirittura l'imprinting di Silvio Berlusconi, invaghitosi di quel ragazzotto dell'Argentinos Junior che, appena ventenne, aveva giocato bene la Coppa Intercontinentale 85, persa ai rigori contro la Juve di Platini, il quale, bollando Borghi come il Picasso del calcio, indusse il presidentissimo a ingaggiare quel ragazzo che oggi definiremmo falso 9 per 3 miliardi e mezzo e consegnarlo così ad Arrigo Sacchi, che lo squadrò diffidente e cominciò a mandarlo avanti e indietro per il campo. Più lento di una tartaruga, Borghi gli disse: «Mister, perché se il campo è 100 metri, lei me ne fa correre 5.000?» Alla centesima rabona in cui Borghi indugiava, l'Arrigo lo fece spedire al Como tra le grinfie di Agroppi e Burnic, i quali delle sue doti da bradipo non sapevano che farsene e non lo facevano nemmeno muovere. «Piuttosto che dirmi cosa fare, mi dicono sempre non fare questo, non fare quello». Mormone osservante, dedito alla rinuncia di sesso, alcol e peccato, si illuse che la sponsorizzazione del cavaliere bastasse. Ma il cocco di Berlusconi, che lui chiamava Belluconi, il Milan non lo vide mai, anche perché Sacchi aveva i totem Gullit, Van Basten e Rijkaard. Facendosi furbamente etichettare come Sacchi del Sud America, che invece odiò per le sudate sotto il sole, gli è andata meglio da allenatore. È stato anche CT del Cile, ma avendo paura dell'aereo, il Picasso del calcio si faceva tutte le ande in macchina.